ciao a tutti, io sono Cindy e sono arrivati in bebè! Finalmente! Sono felice! Sul! Allora ragazzi, intanto se mi vedete con questa faccia e se mi sentite tipo mamma mia, è perché sono appunto super raffreddata. Nell'ultimo video vi dicevo che tipo mi sentivo un po' male, quasi la febbre, e appunto ragazzi, no, la febbre non mi è venuta fortunatamente, cioè veramente fortunatamente non lo so, perché comunque mi sono influenzata di brutto e sono stata 4 giorni a letto senza febbre, però super raffreddata, mal di testa, giramenti di testa, ancora mi fa male la testa, però vabbè, io oggi dovevo per forza registrare, anche se non avrei dovuto perché non sto bene fisicamente, mentalmente e acusticamente, perché mi sentite malissimo, però lo devo fare perché sono usciti i bebè, cioè l'aggiornamento dei bebè, ragazzi, e quindi niente, siamo qui, io mi sono portata avanti, cioè la nostra Chiara è in gravidanza, quindi avrà un altro bambino, e questa volta, anziché da neonato subito bambino, da neonato si spera diventi bebè, speriamo bene, andiamo avanti, vi faccio vedere la nostra Chiaretta incintosa, guardatela, è un po' zebrata, ci fate caso? Si è ammalata Chiara, sì, perché in pratica l'ho fatto proprio adesso mentre mi preparavo, ho messo diciamo il tempo a scorrere veloce in modo tale che passassero i giorni e quindi la pancia crescesse, e lei si è ammalata. Gli è venuto, che cos'è? Risatine, e quindi adesso dobbiamo comprare la medicina, che mi sembra che si compri su internet, e comunque la curiamo. Lei adesso in questo momento è al terzo trimestre e quindi partorisci fra boh, non si sa, quindi vediamo. Lei, eccola, guardate la poverina, sta ridendo senza senso. Allora andiamo al computer e vediamo di comprare. Ordina, acquista la medicina. Bene, prendiamone un po', troppe forse, prendiamo 10 flaconi, prendi la medicina. Oh, guardate che schifo che c'è, ma noi abbiamo la servitù, ecco. Guardatela che bella panzuta, stava andando al lavoro e invece gli ho detto no, fermati a casa, stai male, ciao servitù. Voglio vedere se riesco ad avere un maschietto mangiando carote. Ah, guarda, perfetto, raccogli i prodotti agricoli presi. Dove sono le cose agricole? Agricole? Le carote qui, sono carote, no? Raccogli. Ah, 30 carote, mangia carota. Come la tieni la carota? Tipo panino. Soffia bolle di sapone. Che belli! Va! Che snob questo! Che bello! Chiara, quando partorisci? Mamma mia, sta scoppiando, guardatela! Cioè, guardatela! Mangia carota! Aspetta, mangia carota! Mangia carota e... Non c'è uno stereo in questa casa super ricconi? Qua? Ascolta. Musica alternativa. E mangiare carote. Mangia carote. Vediamo se funziona. Ciao. Ciao. Stiamo aspettando che partorisce. È pazzo. Oh, è iniziato il travaglio. Sì. È ora di andare, ragazzi. Forza. Va bene, dobbiamo andare all'ospedale. Andiamo! Partorisce all'ospedale. Partecipiamo, certo. Dov'è? Sì, Tristo Mietitore. Matteo. Eccoci qua, ragazzi! Eccoci qua! Gioca blocco, click. Ma dai, Matteo!
devi partecipare. Ma va, pure tu devi stare qui. Vai qui. Forza, assisti al parto di tua moglie. Chissà se è un maschietto, ragazzi. Io ho mangiato carote. Ecco la culla. Eccolo. Bluffy! E ride. Ma c'è, succede qualcosa? È un maschietto! Chiara ha appena partorito un maschietto. Bisognerà dargli un nome. Quale? Lo chiamiamo Paolo. Paolo. Paolo De Angelis. No, non ci posso credere. No, non ci posso credere. Ha partorito due gemelli. Bellissimo. No, vabbè, non ci credo. Due maschi poi. Come lo chiamiamo? Non lo so. Ecco perché hanno quella pancia gigante. Parto gemellare, la prima volta che mi capita. Bellissimo. Alessio De Angelis e Paolo De Angelis. No, vabbè, no, non ci posso credere. Ma che cosa? No, vabbè, è un bug, non è possibile. Ma che cosa? Un altro maschio, non ci posso credere. Giuro che non ho fatto trucchi, non ho fatto niente. Ho solo mangiato carote, ho ascoltato musica che serviva per farlo diventare maschio. Ma qua tipo 18.000 maschi. No, vabbè, non ci credo. Come lo chiamiamo adesso? Oh, è che è uscito l'aggiornamento e quindi vogliono fare provare tipo tre bebè insieme. Bellissimo. Marco, quindi Paolo, Alessio, Marco, tre gemelli, raga, non ci posso credere. Non ci posso credere. Tre gemelli. Parto trigemi. Eccoli. Perché le carrozzine ce le hanno rosa? Oddio, raga, bellissimo. Cioè, tipo, tutte e tre. Cambia il pannolino. Aiutaci anche tu. Aiuto, parla. Allora, vediamo se si può fare passare l'età subito. Fai passare l'età. Oh, è passato di età. Bebè. Ti attendono giorni in cui ti... Che bello! Bebè! Ti attendono giorni in cui ti divertirai con i giocattoli. Esplorerai il mondo e imparerai a comunicare con le parole anziché con le lacrime. È il momento ideale per iniziare a sviluppare abilità per te. Oh, che bello! Accattivante, questo qui è la donna da socializzare. Scatenato! Esuberante i temi di vitalità. Appiccicoso, questi bebè dividono di sedere. Bello! Curioso, veri e propri esploratori che sono diversi tra l'abilità di pensiero velocemente. Viziato, questi minuscoli che presentano della donna non piange. No! Angelico, non si ribellano mai né fanno i capricci. Frivolo, bizzarri e originali, questi bebè adorano raccontare barzellette e diventare giocosi. Indipendente, questi bebè adorano la politica. Gli assistenti del persone. Cosa facciamo? Scatenato. Paolo è scatenato. Oddio! Ma che capelli ha Paolo? Oddio! Guardate che cosa carina! No, vabbè, e adesso anche. Mamma mia, quanti siamo diventati! Ecco un altro! Un altro! Non hai visto farle campioni? E questo è Marco. Marco è appiccicoso. Guardatelo Marco l'appiccicoso. Che carino. Manca Alessio. Che bello, raga, è bellissimo questa cosa, guardate. Mannaggia, fai passare di là. Ok, ci siamo. Mamma, guardate come giocano. Eccolo. Ah, già si vede. Già qui si vede. Indipendente.
sapere che c'erano tre bebè, le carote non le potevo. È arrabbiato. Fratello e sorella è disiderato. Paolo ha appena incontrato il fratello, una sorella che vuole affatto. Ma i capricci, mamma mia, ma è cattivissimo. Dov'è? Dov'è il papà? Chiediamo a papà il cibo. Il cibo perché non lo fa? Dai, che suggestione, raga, dobbiamo prendere le cose. Ah! Guardate, bebè. Sì, eccoli qua, tutte le cose per il bebè. Carini. I vasini. Così. Cameretta fatta, che carino che è! Papà, dammi mangiare! Paolo! No, vabbè, mi piace troppo con i capelli di Paolo, mi sembra un ribelle. Ma... Paolo, hai buttato tutto a terra, monello! Mangi chi sei? Bon and Robby. Su un cupo, guarda, no, ma così sì, è divertente. Oh, oh, Yantabu. Guardateli come fanno. Adesso, ragazzi, abbiamo 10 anni in casa. Vediamoli un po', i nostri quattro bebè. Eccoci qua. Che carino. No, vabbè, ma a me lui piace così. È bellissimo con questi capelli lunghi. Marco è appiccicoso e poverino, togliamogli queste occhiali. Che cosa sono, mamma mia? A me piacciono tutti. Sono troppo dolci, guardateli. Chiara, hai un bel da fare adesso. Voglio, guardateli che chiacchierano. Oh. Ecco lui, piccolino, è a letto. Quello poverino sta dormendo fuori. Va bene, ragazzi, sono troppo felice, che bello. Sono dolcissima, l'avete visto, sono proprio... Wow, troppo dolci! Ancora dobbiamo scoprire tanto, tanto, tanto. È stato bellissimo, poi non mi aspettavo tre gemelli! Tre gemelli! Molto, 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 molto meglio di The Sims 3! Sono più carini, sono più cucciolosi, proprio! Vedremo nelle prossime puntate. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa puntata, se volete ancora nella prossima puntata un altro episodio con Chiara e Matteo, e quindi con tutti questi... queste pesti. E niente, io vi saluto, finalmente sono arrivati i bebè, ci vediamo al prossimo episodio, mi raccomando iscrivetevi al canale, anche se sono raffreddata, ci vediamo al prossimo video, dai, mettete un pollice in su per me, ciao ragazzi, sono macchiata la mano.